adatti alle curve degli andamenti. Per esempio, quello che vedete sulla sinistra è un andamento che voi dovete dare e, per esempio, si potrebbe riferire all'andamento della domanda idrica. Come funziona Coevanet? Voi gli date un andamento rispetto, un moltiplicatore rispetto a un valore di riferimento che voi andate a inserire. Quindi, se voi date una dotazione idrica di 200 litri al secondo per abitante, per esempio, durante la giornata questa dotazione varierà in base alla domanda idrica che voi andrete a impostare. Qui si fa, per esempio, la mattina c'è maggior domanda idrica, poi durante la prima mattina diminuisce. Qui non si lega mai. Io giro, ma... Poi diminuisce, poi ritorna ad alzarsi, per esempio c'è un picco a mezzogiorno e poi ritorna a diminuire, insomma, dovrebbero essere delle cose che vi sono state spiegate a lezione. Dopodiché vi chiedono le curve, per esempio, degli impianti di pompaggio, e qui appunto potete fare riferimento alle slide che vi ho dato e al sito della OPPO. Ho sbagliato. Dopo aver disegnato la rete, dovete assegnare e modificare le proprietà degli elementi. Quindi potete assegnare alcune proprietà degli elementi prima della creazione. Per esempio, se facciamo riferimento alla rete di fognatura, noi prima della creazione degli elementi avevamo assegnato il catalogo del materiale, il catalogo dei diametri, oppure dopo la creazione degli elementi. Quindi bisogna andare su QGIS, Toolbars, Identify Features. Sono praticamente procedimenti simili a quelli che avete già fatto durante il progetto di fognatura. Poi dovrete selezionare le opzioni di analisi, quindi voi, per quanto volete fare la simulazione, volete fare la simulazione di un'ora, con un andamento di un'ora oppure di un'intera giornata. Di solito si fa un'intera giornata a vedere come va l'andamento della domanda idrica e come va il funzionamento dell'acquedotto in base alla domanda, a questa richiesta. Quindi si vanno su tutte le opzioni, si scelgono anche le opzioni di calcolo, quindi che coefficienti usare, che unità di misura usare e quello che insomma solito è di default per ogni programma, insomma. Alla fine si fa un'analisi del comportamento idraulico, quindi si lancia la simulazione di Epanet con un run, cioè un pulsantino con un lampo, e selezionare il link file del progetto e per ogni modifica salvarlo. Bisogna ogni modifica salvare sempre prima di lanciare la simulazione, e per quanto riguarda il file di creazione degli output, crea un file.out dei risultati. Comparirà una finestra dove vi verrà rendicontato lo status della vostra analisi durante e post processo di simulazione.
quindi andrete a vedere se ci sono degli errori e dove poter andare a correggere eventualmente. Dopodiché si potranno visualizzare i risultati, per esempio se volete andare a vedere la pressione a un nodo, potrete effettivamente andare a cliccare su quel nodo e vedere l'andamento della pressione lungo il tempo, quindi fare le opportune verifiche del funzionamento della rete. O come anche potrete andare a verificare alcune opzioni lungo la mappa, quindi con una panel di colori in base al parametro che voi andate a vedere. Su tutti i nodi, per esempio, ci sarà un colore diverso in base alla pressione sul singolo nodo. Quindi qui ho fatto, c'è tutto ci sono tutti gli step per andare a visualizzare i risultati, passo per passo, mediante il grafico sulla mappa, e poi si possono anche andare a verificare i risultati sulla tabella per poi magari andare a modificare direttamente lì dove necessita. In definitiva, i passi sono questi. Adesso abbiamo fatto questa cosa in maniera molto sbrigativa, la prossima volta prendiamo in mano la rete che vi ho caricato, quindi un file, quindi in base alla procedura che è già spiegata praticamente all'inizio delle slide, andremo a caricare quell'infile e a modificarlo o andare a vedere tutti in dettaglio tutti gli elementi che caratterizzano nodi, condotte, pompe, serbatoio e anche la sorgente e eventualmente le valvole. Adesso, se mi date 2 minuti, vado a prendere il Windows con cui ho elaborato, insomma, con cui faremo la rete di drenaggio, perché sul Mac non funziona, non ho fatto la partizione. In maniera tale da poter creare una rete semplice di 3 condotte al massimo, 4 nodi, quindi 3 nodi più un nodo di outlet. Dunque, andate a scegliere una zona piccola, andate a caricare prima l'ITM e la CTP. Ci siete tutti a questo punto oppure avete già tutti aperto qualcosa? Sì, no. Grazie.